Comincia il match tra Arsenal e All Blacks, prima partita di Espo Cup. Ferraro si fa vedere il suo tiro, palo, e sulla respinta Panichi sblocca il match 1-0 Arsenal. Grilli, cross basso, messo fuori, ancora Ferraro dal limite, deviato il tiro, ancora Panichi, 2-0, si dimostra bomber implacabile. Arriva ancora il terzo gol firmato Panichi. Ancora lui, grandissimo bomber. Calcio d'angolo, Arsenal direttamente in porta, ci mette una pezza Pacia. Regola il vantaggio, Palmese entra in area, ottimo il lancio di Bertoli, tiro deviato, Scogliamiglio trova il gol 3-1, prova a rimettersi in gara All Blacks con questo contropiede fulminante. Clamoroso errore della difesa Arsenal. Ottimo il lancio di Vessella per Panichi, straordinario gol dell'attaccante, straordinario lancio di Vessella, poker per Fabio Panichi, allarga per Vessella. Vessella si accentra benissimo, ha spazio per il tiro, preferisce appoggiarsi a Grilli, è una rete straordinaria di Grilli che la mette al 7, togliendo la ragnatela dove Pacia non poteva mai arrivarci. 5. Panichi, ottimo il pallone per Vessella, entra in area il cucchiaio, arriva anche la rete di Gianmarco Vessella con un tocco sotto preciso, 6-2. Quello della munizione che poi ci stava. Arriva il gol di Palmese. Qui si addormenta un po' Pugliese, così come il telecronista. E arriva il 6-3. Finisce così 6-3 Arsenal, grandissima prestazione. Allora, buonasera, siamo qui con Panichi dello Arsenal, oggi autore di ben 4 reti all'esordio nell'Expo Cup. 6-3 vittoria contro All Blacks, Fabio, quindi un'ottima vittoria, convincente, avete giocato bene contro una squadra comunque molto forte. Sì, senza dubbio è stata una grande prestazione la nostra, anche perché il risultato, diciamo, piuttosto tranquillo non riflette alla grande quella che è stata la partita. Infatti sono davvero una buona squadra, ci hanno messo parecchio in difficoltà, soprattutto nel primo tempo, dove però siamo riusciti a chiuderlo in vantaggio di 2 reti, abbiamo amministrato bene il nostro tempo, abbiamo fatto avere più l'esperienza, diciamo. Parlando della tua prestazione personale, ti sei improvvisato attaccante, un po', diciamo, hai fatto un po' le ossa in un amichevole stasera, però è andata benissimo, 4 reti, davvero bombe. Sì, diciamo, non era facile il compito sostituire il nostro bomber Landolfi, però devo ringraziare i miei compagni, mi hanno messo in condizione di finalizzare delle ottime azioni, speriamo di continuare così per tutto il torneo. E quando invece tornerà Landolfi, dove ti vedremo? Vedremo, Landolfi non si tocca, il nostro bomber è stato capocannoniere diverse volte. Va bene, allora ti faccio i complimenti e in bocca al lupo per il prossimo.